Allora, come dicevamo prima, no? Riprendiamo il discorso sulle scale di misurazione, andando a integrare ciò che ci manca rispetto alle scale nominale e ordinale che avevamo già visto. Allora, un veloce flash per ricordarci di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della natura di diversi tipi di misure che possiamo prendere e in funzione della natura, diciamo così, logico-fisica di quelle informazioni, quali sono le operazioni che su queste sono permesse. E per scoprire quali operazioni sono permesse, bisogna capire quali sono le trasformazioni lecite possibili tra le varie scale di misurazione dello stesso fenomeno. A seconda del tipo di relazione che c'è tra una scala e l'altra, sarà possibile trattare in modo più o meno sofisticato, più o meno ricco, no, il dato che emerge. Più è alta la libertà di misurare la stessa cosa in un modo diverso, più sarà bassa la possibilità di fare dell'elaborazione. Un pochino quello che abbiamo già cominciato a vedere, che in una scala nominale, la scala nominale qui c'era 1, 2, 3, oppure 100, 3, 5, oppure i e x, ho la libertà quasi assoluta di dare dei valori ai fenomeni. Questa libertà quasi totale in una scala nominale, che richiede solamente che dei vari valori, ricordiamocelo, fossero diversi tra di loro, si trasla in una impossibilità di fare qualsiasi tipo di elaborazione che non sia semplicemente contare quanti elementi ci sono in ciascuna categoria. Mentre invece nella scala ordinale, che era quella in cui i singoli elementi, le singole categorie avevano un loro ordinamento dal più basso al più alto, posso ancora qua cambiare il mapping. 1, 2, 3, 4 può diventare meno 2, 1, 1, 10, ma ho meno arbitrarietà, perché sulle singole voci devo mantenere, posso scegliere un mapping diverso, ma deve essere crescente. Devono essere dei valori ordinabili, quindi non sarà normale mettere del testo, ma si metteranno dei numeri che permettano di definire un ordinamento assoluto. Allora, in questo caso abbiamo ridotto il tipo di trasformazioni che si possono fare, cioè il tipo di scale diverse che mi posso inventare quando mi alzo al mattino per misurare questa cosa. Posso anche qua inventare tante scale diverse, ma devono avere una cosa in comune in più rispetto a prima. Non solo avere valori distinti, ma anche mantenere la monotonicità. Ho pagato, diciamo, una libertà minore di variare il metodo di misura, vuol dire che il metodo di misura ha dei vincoli in più, e avere dei vincoli in più mi permette di fare delle operazioni statistiche aggiuntive, come appunto di mettere in ordine da più piccolo al più grande i vari elementi, il fatto di definire una mediana, un quartile, un decile, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le due scale più semplici, in cui l'assegnazione dei valori numerici è ancora arbitraria, sia nella scala nominale sia nella scala ordinale. La scala ordinale posso solamente dire questo è maggiore di quell'altro, non potrò mai dire di quanto è maggiore o quanto sono distanti o quanto è il loro valore medio, ad esempio. Andando avanti, possiamo pensare delle scale di misura che siano in qualche modo tutte riconducibili l'una rispetto all'altra attraverso una trasformazione lineare, come quella che c'è scritto là sotto. Cioè una misura in una determinata scala, mi posso svegliare al mattino e inventare una nuova scala, purché la nuova scala sia ottenibile da quella vecchia attraverso una trasformazione del tipo AM più B. Mi invento A e B come voglio, positivi, negativi, eccetera, ma posso sempre trasformare una misurazione in una scala in una scala diversa. Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo io mantengo una relazione di ordine: se A è positivo, l'ordine sarà lo stesso, crescente, crescente; se A è negativo, sarà inverso, ma è sempre inverso. Quindi di fatto è predicibile, conoscendo l'ordine degli elementi misurati nella scala M, conosco anche l'ordine degli elementi misurati nella scala M'. Ma in più ho anche una
conservazione delle differenze. Nel senso che se ho due misure nella scala M e ne faccio la differenza, e queste due misure nella scala M' ne faccio la differenza, otterrò un numero diverso, ovviamente. Ma se ripeto questa operazione tra più campioni, ogni volta che la differenza nella scala M è maggiore, lo sarà anche nella scala M'. Ogni volta che la differenza nella scala M è doppia, lo sarà anche nella scala M'. Quindi i valori assoluti non possono essere confrontati tra M e M'. Ma le loro differenze sì. Possono essere confrontati in grandezza, cioè chi è maggiore e chi è minore, e anche in valore. Quali sono i tipi di scale che usiamo comunemente che hanno queste proprietà? Le temperature. Se voi pensate alla temperatura in gradi Celsius, o la temperatura in gradi Kelvin, o la temperatura in gradi Fahrenheit, si ottengono una dall'altra con trasformazioni di questo genere. La trasformazione tra gradi Celsius e gradi Kelvin è che A uguale 1 e B uguale 273,16. La trasformazione tra Celsius e Fahrenheit, A è 9 quinti e 5 noni, non mi ricordo mai, e B deve essere 23, o qualcosa del genere. Allora, se io misuro, se io dico, ah, oggi ci sono 30 gradi, e sono in scala Fahrenheit, vuol dire che devo mettere giaccone. Se sono in scala Celsius, vuol dire che è una bella giornata primaverile. Se sono in scala Kelvin, vuol dire che sono morto. Quindi il valore assoluto non è confrontabile. Però se comincio a fare differenze, non posso neanche dire la temperatura di oggi è il doppio di quella di ieri. Non ha senso. Cioè se oggi c'erano 2 gradi e domani ce ne saranno 4 gradi Celsius, non posso dire che domani la temperatura domani è il doppio di quella di oggi. Cioè, perché da 4 è il doppio di 2, non lo sto negando, ma che non ha nessun senso dal punto di vista dell'interpretazione con temperatura. Infatti ha senso fare differenze. Domani ci sono 2 gradi in più di oggi. 2 gradi in più Celsius, in questo caso è uguale a 2 gradi in più Kelvin. Non è uguale come valore numerico 2 in Fahrenheit. Ma se io dico che domani ci sono 2 gradi in più di oggi, o domani ci sono 6 gradi in più di oggi, il triplo della differenza si mantiene nelle varie scale. Quindi la differenza tra oggi e domani in 2 gradi e oggi e domani in più 6 gradi a un rapporto 3, se facessi la stessa misura in scala Fahrenheit, perché non so fare a mente, mi darebbe sempre un rapporto 3. Ma un rapporto non tra i valori della temperatura, ma un rapporto tra il delta delle temperature, tra le differenze di temperatura. Allora, per questo questa scala si chiama scala ad intervalli, perché ciò che si fa bene con questa scala di questo tipo è misurare intervalli da A, fare differenze tra il valore di prima e il valore dopo, tra due valori diversi. Faccio differenze, posso fare differenze perché posso fare sottrazioni. Non posso fare rapporti, perché non ha senso, perché c'è questo fattore B che rompe le scatole, no? Quindi se faccio un rapporto, avendo lo 0 che si sposta, il valore del rapporto, ma anche solo la monoticità del rapporto, dipende da dove metto lo 0. Se metto lo 0 minore, con un valore minore dell'unità, se facessi il rapporto, divido per un valore minore di 1, quindi mi si invertono gli ordini. Quindi, queste scale sono le scale nelle quali c'è un punto di riferimento arbitrario. La temperatura, tranne nella scala assoluta, la scala Kelvin, ha un punto di riferimento arbitrario. 0 gradi vuol dire quando l'acqua ghiaccia, ma così potremmo decidere quando il metano ghiaccia. È una scelta arbitraria. Così come tante misure di tempo, no? Di
dipendono, non so, tu, la nazionalità di servizi. È una differenza tra l'istante tempo oggi e l'istante e il giorno in cui sei stato assunto. Il giorno in cui sei stato assunto non è uguale per tutti, è un punto diverso. Quindi se volessi misurare l'anzianità del servizio con la data di oggi, potrei andare a fare delle differenze. Ma poiché lo zero, la data di partenza è diversa, non potrei fare dei confronti diretti, se non facendo prima la differenza rispetto a una certa data di riferimento. Appunto, molte delle date, no, si misurano in questo modo. Beh, adesso siamo a gennaio, quindi dire 12 vuol dire che è il dodicesimo giorno dell'anno. Però quando siamo al 12 aprile, quel numero lì, 12, cosa vuol dire? È il numero di giorni che è passato dal 1° aprile, che è un punto di riferimento arbitrario in cui definiamo le date all'interno del mese. Quindi io quando dico che oggi è il 12, non posso dire che, allora, se io dicessi il 24 gennaio sarà passato il doppio del tempo rispetto a oggi, lo posso fare perché è gennaio, ma se fosse d'aprile non potrei dire che il 24 aprile è passato il doppio del tempo, quindi ho lavorato il doppio rispetto a quanto avevo lavorato il 12 aprile. Quello è una misura, 12 è una misura del giorno, ma è una misura di intervallo, perché il punto di riferimento, in questo caso l'ho messo il 1° aprile, per fare questo ragionamento fatto bene, dovrei spostare lo 0 al 1° gennaio. Quindi, se in una scala di misura posso mettere lo 0 dove voglio, all'inizio del mese, all'inizio del termometro, vorrà dire che su questa scala io potrò fare, è una scala di tipo intervallo, e quello che posso fare, quello che ha senso fare, è solo misurazione di intervallo. Infatti, quando noi misuriamo il tempo, non è mai un valore assoluto. È sempre, beh, sì, possiamo dire che giorno è oggi, questo è un valore assoluto. E lo possiamo misurare in modi diversi. Già lì abbiamo messo, anche solo dire che giorno è oggi, abbiamo messo un riferimento, l'anno zero, messo lì a caso in un punto qualsiasi della linea della storia. Potremmo decidere. Altre culture hanno messo l'anno zero in un punto diverso. La durata dell'anno tende ad essere uguale per tutti perché non è che possiamo decidere con che velocità ruota la Terra. Però la data di per sé non dice nulla. Quando noi andiamo a misurare qualche cosa a livello di processi, mettiamo sempre il tempo impiegato, non la data. Quindi quanti giorni dall'ingresso all'uscita, quante ore ho lavorato, quindi da quando ho iniziato a quando ho finito. Se ci pensate, tutte le misure di tempo che facciamo sono tutte misure per differenza. Un corso di 100 ore, non sono 100 ore a partire dall'anno 0, dal 1° gennaio dell'anno 0, sono 100 ore a partire dall'inizio. Allora, scale di temperatura, scale di tempo sono scale di tipo intervallo. Cosa posso fare sulle scale di tipo intervallo? Vabbè, qui ci sono gli esempi con i calendari. Oltre a ciò che potevo fare ovviamente sulle scale nominali e sulle scale ordinali, posso cominciare a fare qualche operazione aritmetica, somme e sottrazioni, soprattutto sottrazioni, e poi sui valori sottratti posso fare delle somme, dei confronti, eccetera. E potendo fare somme e sottrazioni, quelle sono la base per calcolare un valore medio. La media che cos'è se non una sommatoria? Allora, la somma di due temperature non vuol dire nulla. La media di due temperature sì. Cioè, se io appunto ci sono 10 gradi oggi e 15 domani, la somma 10 più 15 da sola non vuol dire niente. La differenza 5, 15 meno 10 sì. 10 più 15 fa 25, non vuol dire nulla. Ma quando faccio la media, diviso per 2, so che la media è 12,5, il valore della media diventa di nuovo confrontabile con i valori singoli di temperatura. Perché la somma non ha senso? Perché nella somma questo termine B ci sarebbe due volte. Quindi il valore della somma lo posso far venire quanto voglio, basta che io sposti l'origine arbitraria.
mentre io poi quando faccio la media divido per 2, quel 2b diventa di nuovo b, oppure quando faccio sottrazione b si semplifica e quindi ritorno nella normalità. No. Quindi per la prima volta riesco in modo limitato a dire, beh, questi valori non hanno, il valore numerico non ha un significato assoluto, ha un significato se rapportato a differenze, e questo mi permette di calcolare delle medie. E quindi posso parlare per la prima volta di valore medio. Il valore medio ha senso perché, cos'è una media? Pensiamo a una cosa semplice, una media tra due valori. È il punto di mezzo che rende l'intervallo a sinistra uguale all'intervallo a destra. Quindi per poter parlare di media anche intuitivamente devo poter misurare intervalli di distanza. Nel caso di una scala ordinale, no? Pensiamo ai questionari 1, 2, 3, 4, 1 è brutto e 4 è bello, la distanza tra 1 e 2, la distanza tra 2 e 3, la distanza tra 3 e 4 non è uguale in termini di significato. E quindi non ha senso definire la media, infatti le scale ordinali non permettono di definire la media ma solamente la mole. Su una scala di intervalli invece posso definire la media perché posso misurare gli intervalli e confrontarli con senso. Vabbè, poi di seguito, una volta che uno ha la media, può calcolare altre quantità statistiche legate alla media, quindi tutte le varianze, deviazione standard e così di tutto genere. Che sono comunque basate, ricordate la varianza come è fatta? Somma del quadrato, la radice della somma dei quadrati, di che cosa? Della differenza tra il valore della sua media. Qui c'è sempre la differenza di mezzo. E sono tutte le proprietà statistiche basate su intervalli, su differenze rispetto a un valore centrale. Poi c'è una scala ancora più forte come misurazione, quindi ancora più limitativa, meno libera in termini di scelta, in cui esiste un valore zero inconfutabile. C'è lo zero. Cioè se misuro una lunghezza, misuro da qui a qui, non ha senso che la mia misura parta da 3. Parto da 0 e poi vado avanti. Dire temperatura 0 non vuol dire niente, perché è una scelta arbitraria della scala di misura. Dire lunghezza 0 vuol dire che è lunga 0. Nessuna scala di lunghezza che abbia senso dice che lunghezza 0 è tanto così. Tanto così posso chiamarlo 10 cm, posso chiamarlo 4 pollici, posso chiamarlo 0,1 metri, ma non chiamerò mai 0. Quindi tutte le varie scale di misura, ad esempio della lunghezza, per continuare con questo esempio, che cosa hanno in comune? Hanno in comune che lo zero è zero per tutti. E in più sono monotone, cioè sono crescenti tutte nello stesso verso. E che cosa cambia? Cambia un fattore di scala. Infatti posso passare da centimetri a pollici a metri a decimetri, semplicemente con un fattore moltiplicativo. La formula per passare da una scala all'altra di misurazione è semplicemente la moltiplicazione per un coefficiente di conversione. Il termine b, il più b qua non c'è, perché vale 0, forzatamente, perché lo 0 è uguale per tutti. Non c'è più la traslazione, il termine b che ti traslava la scala dicendo che okay, io lo 0 lo metto qui, ma no, io preferisco metterlo il 1 aprile, ma no, io preferisco metterlo almeno 273 Kelvin, eccetera. Non puoi scegliere lo zero per sua natura in un certo punto. Quindi, poiché ha un significato fisico reale, lo zero è comune a tutte le scale. E poiché è comune a tutte le scale, non c'è il termine noto in cui la trasformazione, è semplicemente una moltiplicazione, una trasformazione proporzionale. Allora, questa la chiamiamo scala dei rapporti, proprio perché cambiando le scale, l'unica cosa che cambia è il rapporto, cioè, in base a quel coefficiente A, no? Il rapporto tra una scala e l'altra. Allora, in questo tipo di scale, sono tranquillo, posso fare non solamente, ovviamente posso fare sottrazioni, come potevo fare già nella scala degli intervalli, posso fare l'ordinamento, come posso già fare una scala ordinale, posso fare il conteggio di quanti valori cadono in ciascun intervallo, come potevo già fare nella scala nominale. Quindi ogni scala può fare sempre quello che posso fare con le precedenti, ma in più posso anche finalmente fare moltiplicazione e divisione.
ha più senso normalmente la divisione che non la moltiplicazione, in termini soprattutto di unità di misura, ma ho a questo punto la possibilità di fare le normali operazioni matematiche. Ad esempio, in una misura di età, la posso esprimere quanti anni hai, oppure quanti mesi hai, oppure quanti giorni hai, a parte le stranezze di arrotondamento e lunghezza dei mesi, sono tutti termini che sono riconducibili l'uno all'altro semplicemente moltiplicando per un fattore di trasformazione. Quindi questa, oltre che alle scale normali del sistema di... Diciamo, tutto il mondo della fisica si basa su scale di rapporti di questo genere. Ma non solo, appunto, anche alcune proprietà di questo genere. E quindi, potendo fare tutte le operazioni, ha senso ovviamente fare la divisione, quindi calcolare percentuali, cosa che fino ad ora non potevamo fare. La moltiplicazione tecnicamente si può fare, ma l'abbiamo messa tra parentesi perché il risultato della moltiplicazione non ha quasi mai senso. È una misura diversa, io posso avere una lunghezza, un'altra lunghezza, la moltiplico, ma ottengo un'area, non più una lunghezza, quindi non sono direttamente confrontato. Se serve si può fare, non è vietato, perché semplicemente dal punto di vista statistico, quasi sempre, non è un valore che mi interessa. E posso fare altre operazioni, ad esempio la media geometrica, no? Che è la radice ennesima della produttoria dei vari termini, si può fare qui perché posso moltiplicare i vari termini tra di loro, questi sono i pochi casi in cui ha senso moltiplicarli. Posso fare delle medie pesate e così via. Posso fare percentuali, quindi non ho scritto, che arrivano dalla divisione. Allora, questa scala dei rapporti è una scala molto utilizzata. Alla fine di queste varie scale che abbiamo visto, quelle che si riscontrano più di frequente sono la scala ordinale, sì, anche quella nominale, ma su quella nominale ci possiamo fare poco. Quella ordinale e questa dei rapporti. Quella degli intervalli è un po' limitata appunto alle date e alle temperature, come tipologia di fenomeni che vengono misurati da questo tipo di scale. Volendo, c'è ancora una scala al di sopra della scala dei rapporti che viene chiamata scala assoluta. Allora, man mano che siamo andati avanti, abbiamo tolto, limitato, vincolato la possibilità di cambiare scala. Quindi, con la scala dei rapporti, l'unica cosa che potevo fare è scegliere l'unità di misura, ma tutto il resto era fisso. Con la scala assoluta non posso neanche più scegliere l'unità di misura. Si chiama assoluta proprio perché c'è un modo solo di misurare le cose. E è la scala che si usa per contare. Quante persone ci sono? In quale unità di misura, in quale scala di misura posso esprimere il numero di persone che c'è in una stanza? Col numero di persone. È un numero assoluto. Svincolato. Per contare le gambe, ma è talmente assurdo. No? Quindi ci sono dei casi in cui la misurazione corrisponde a contare gli elementi. E contare gli elementi significa rimappare le misure che faccio sulla scala dei numeri naturali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Non ci sono unità di misura di mezzo. Il numero di persone non si misura in metri o in chili, si misura in quantità, in numero. Infatti lo chiamiamo scala assoluta perché non ha un'unità di misura dietro, è un numero puro. Ovviamente stiamo parlando di misure che si esprimono come numeri naturali, quindi qualunque operazione fattibile sui numeri naturali, così come lo è già sulla scala dei rapporti, ma a maggior ragione lo è anche sulla scala assoluta. In più, ho il fatto che non mi devo neanche preoccupare qua di esprimere un'unità di misura perché non c'è, perché è implicita. Funziona solamente, ovviamente, quando c'è una sola possibile modo di mappare la misura in un numero. Quindi, beh, questo riassume un po' tutto il discorso che avevamo fatto, dicendo che di queste cinque scale ciò che cambia sono le trasformazioni ammissibili, che è il modo per definire queste scale, cioè come posso passare da una scala di un tipo a una di un altro tipo, e man mano che andiamo avanti abbiamo visto che le trasformazioni possibili diminuiscono,
no? Un po' di vincoli in più, dalla scala nominale in cui posso avere una qualunque trasformazione, alla scala assoluta in cui non ho trasformazioni possibili, cioè se ho due scale diverse che sono entrambe assolute, in realtà rappresentano gli stessi numeri, non posso misurarli in modi diversi, ma a destra invece ho degli esempi, no, di che cosa viene rappresentato da questa scala. Quindi al di là del discorso sulle trasformazioni permesse, che sono un po' lo strumento matematico che ci ha permesso di ragionare su queste scale, alla fine le scale nominali le usiamo per sistemi di etichettatura o classificazione. Cioè in quale gruppo tu ricadi tra un insieme di gruppi possibili, tutti equivalenti, equipotenti, cioè gruppi tra i quali non vi è una preferenza, un ordinamento tra uno e l'altro. La scala ordinale invece viene usata molto spesso per valutare delle preferenze. Questo è meglio di quell'altro. Poi è più facile anche per l'utente dire esprimi una scala da 1 a 4, una scala da 1 a 10, un certo valore, una scala da 18 a 30, una certa valutazione. Ma ciò non toglie che non sia altro che un modo numerico di comodo per esprimere semplicemente un ordine. Questo è preferibile a quell'altro. Oppure questo è più difficile o più facile. Ce l'ho lavorato di più, ce l'ho lavorato di meno. Mentre la scala di intervalli la usiamo, come dicevo, essenzialmente per due tipi di misure, tempo e temperatura. Non ci sono quasi altre, non mi vengono in mente altri casi in cui si usi questa scala. La scala dei rapporti invece si usa per quasi tutti gli altri tipi di misurazione, in cui ci sia associata una unità di misura. Quindi dicevamo il numero di ore lavorate, le ore lavorate le posso misurare in ore, in giorni, in minuti, ma differiscono solamente per un fattore di conversione, moltiplicativo. Il numero di pezzi prodotti invece ricade nella scala assoluta. Un conteggio di elementi, dove l'unità di misura appunto è implicita, è assente. Il tempo gioca doppio, nel senso che se parliamo di misura del tempo, come in termini di date, in termini di valore numerico di una data, siamo all'interno della scala di intervalli. Una volta che abbiamo fatto una differenza tra due istanti di tempo, invece ciò che abbiamo è un intervallo di tempo, un delta t, che a sua volta, ma la differenza è interpretabile come un rapporto. Cioè, fa parte della scala dei rapporti. Avendo fatto la differenza, questo vale in generale, avendo fatto la differenza tra due elementi della scala, misurati nella scala di intervalli, ciò che ottengo è una misura indiretta. Ho due misure dirette nella scala di intervalli, faccio la differenza, ottengo una misura indiretta che ha le proprietà di una scala dei rapporti. Quindi tutte le volte che devo fare le somme delle medie di temperature, farò somme medie delle differenze rispetto una rispetto all'altra. E questo si ripercuote, quindi le operazioni che posso fare si ripercuotono, come abbiamo già citato, ma qui lo riassumiamo in questo schemino, nel modo di rappresentare le caratteristiche generali di una distribuzione. Tra media, mediana e moda, che sono i tre strumenti più semplici, diciamo, statistici per rappresentare la tendenza centrale, cioè qual è la predominanza della distribuzione di un elemento, di un insieme di elementi, la moda funziona sempre, anche se in modi diversi. No, la moda, ricordiamolo, esprime la classe in cui ricade il maggior numero di elementi. Okay? Quindi, nel caso della scala nominale, come dicevamo, la città di nascita, allora qual è la città nella quale sono nate nella quale è nato il maggior numero di persone? La scala ordinale, come potrebbe essere i voti, la moda rappresenta qual è il voto che ho dato di più, il voto maggiormente assegnato in un certo insieme di, in un certo periodo di tempo, su un certo insieme di esami. Sulle scale degli intervalli e dei rapporti, la moda non è di immediata definizione. Cioè,
Pensiamo alla scala dei rapporti, per cui gli intervalli sono un pochino più complicati, ma il concetto è lo stesso. Cioè, misuriamo una lunghezza. Allora, io ho 100 pezzi, 1000 pezzi, 1 milione di pezzi da misurare, e ciascuno prendo la misura. Qual è la misura più frequente? Mi verrebbe da dire che sono tutte diverse. Dipende dalla precisione che osservo. Magari uno è un pezzo lungo 10,00741 cm, l'altro è 10,00461, eccetera, eccetera. Cioè quando, e questo succede nella scala dei rapporti e quella della scala degli intervalli, quando il valore da misurare è un numero reale, dobbiamo resistere alla tentazione di chiederci se due numeri reali sono uguali o diversi tra di loro. Mentre nella scala nominale l'unica cosa che posso chiedermi è se è uguale o se è diverso, nel caso dei numeri reali posso fare tutto tranne quello. Perché arrivando a un processo di misura, di sicuro c'è un errore in misurazione, una tolleranza nella misurazione. Quindi non potrò a quel punto dire se due valori sono uguali o se sono diversi, quindi se, qual è la misura più gettonata. A meno che non definisca delle fasce, delle classi, degli intervalli di confidenza. Allora, quando dicono la statistica sull'età delle persone, l'età delle persone è, cos'è? È una differenza di tempi e quindi è uno scala di rapporti. Per fare un grafico dell'età delle persone, ogni persona ha un'età diversa, perché tutti noi siamo nati in un millisecondo diverso dall'altro, ma li raggruppiamo. Insomma, dai 15 ai 25, dai 25 ai 35, dai 35 ai 45 anni e così via. Quindi in qualche modo, per rappresentare, ad esempio, la modulo, la mediana di una distribuzione di età, che è una scala di rapporti, sono obbligato comunque a dividerli in classi, in categorie. Quindi posso definire la moda su una, distribuzione su una scala di rapporti solo se definisco qual è l'ampiezza delle classi che vado a osservare. Altrimenti, essendo numeri reali, sono tutti diversi tra di loro e quindi li avrei, se vedessi la distribuzione, sono tutti uguali. Ogni singola misura compare esattamente una volta, il che non dice nulla. Ma infatti, su queste scale, intervalli di rapporti, ha molto più senso parlare di media. La media si disinteressa di questo perché fa la somma di tutti e ti dà il valore intorno al quale si addensa la distribuzione, no? Quindi, diciamo così, sono problemi un po' di calcolo, no? Problemi tecnici di calcolo, per poter dare un significato a quel tipo di misura. Sappiamo che possiamo parlare di media solamente dalla scala degli intervalli in avanti, no? L'errore principale che si fa ovviamente qua dentro, da fare la media di una scala ordinale. Oppure fare la moda in una scala di rapporti, e il valore della moda dipende dall'ampiezza degli intervalli che prendo. Quindi lo devo definire prima. Ecco, tutto questo ci serve per che cosa? Per essere sicuri che le affermazioni che facciamo abbiano un senso, siano significative. I numeri sono numeri, ma quando io do un'interpretazione di un numero, cosa che facciamo nei KPI, do un significato a un numero, sarebbe per me importante che se qualcuno mi cambia la scala di misura, il significato non cambi. Cioè, se mi ferma la polizia e mi dice lei stava superando il limite, io non posso dire sì, ma io misuro in miglia all'ora, anziché in chilometri. Lui mi risponde male, guardi che anche in miglia all'ora superava il limite, no? Ovviamente. Ma anche in pollici al mese superavo il limite. Cioè, quello è un dato oggettivo che se la misura è presa bene, la conclusione, no, che ne traggo non dipende dalla scala di misura che ho scelto. Quindi noi abbiamo fatto questo ragionamento per essere sicuri di quale operazione possiamo fare e essere sicuri che la conclusione a cui arriviamo è invariante rispetto alle scelte di calcolo, alle scelte di misurazione. Questo rientra nella robustezza, no? Del KPI che stiamo definendo. Ogni volta che applichiamo un'operazione aritmetica o un'operazione statistica a una scala di misurazione per le quali questa non è lecita,
stiamo uccidendo la significatività delle conclusioni. Perché vuol dire che semplicemente cambiando il metodo di misura, uno o lo fai apposta per manipolare i dati, oppure incidentalmente, semplicemente i dati ti arrivano da un'altra parte misurati in un modo diverso, la conclusione a cui giungi potrebbe essere diversa. Parlando di università, vi faccio un esempio che è uscito nei giornali forse a fine dell'anno. No? Hanno ogni tanto il tempo che viene perso anche per fare delle statistiche, no? Sulle università, i ranking, la produttività, queste belle menate qua. E hanno fatto una conferenza stampa al nostro ministero, che ovviamente ha ragione sempre, in cui hanno confrontato la distribuzione di probabilità, quindi la curva, del numero di pubblicazioni, loro li chiamano prodotti della ricerca, ma non entro nel dettaglio, che hanno misurato, dividendoli per singolo ricercatore, per università, insomma, misurato nel quadriennio 2007-2011, qualcosa di questo genere, col quadriennio successivo 2012-2016. Non mi fido dei numeri che vi ho dato. Comunque, sono due misurazioni che hanno fatto, ogni 4 anni fanno queste statistiche. Hanno confrontato le due curve e hanno detto, guarda che la curva nuova, quella più recente, è più stretta, una campana più stretta, una varianza minore. No? Okay? Quindi, prima una varianza di questo genere e poi una varianza più stretta. Conclusione giornalistica. Tu guarda, le università che erano messe peggio hanno migliorato, si sono avvicinate alla media. Le università che erano messe meglio hanno peggiorato e si sono avvicinate alla media. Che è l'interpretazione che dice le ricche università del nord si sono sedute, mentre invece quelle del sud si sono date da fare, e quindi questa è una dimostrazione che le riforme che stanno facendo hanno successo, eccetera, eccetera. Non entriamo su quel piano. Sul piano statistico cosa è successo? Che nel primo quadriennio la valutazione veniva fatta su 3 pubblicazioni per ogni professore. Nel secondo quadriennio hanno chiesto solamente 2. Allora, è chiaro che tu misuri 2 cose, piuttosto che 3, la varianza che ottieni è minore. Allora, questo è un effetto di non meaningful statement. Cioè l'affermazione che non ha senso fare, perché è vero che, allora, è sicuramente vero che come si chiama, la deviazione standard, la varianza di quella distribuzione è diminuita, certo. Ma perché l'hai misurata in un modo diverso? Cioè il modo di fare quel calcolo non era invariante, non era robusto rispetto alla dimensione del campione che prendevi. Quindi di queste cose, poi voi che lavorate nel mondo anche un po' dell'economia, è pieno, ad ogni angolo si vedono cose che non hanno senso, che vengono sbandierate o calcolate, utilizzate. Allora, finché le cose vengono sbandierate per propaganda, mi può interessare fino a un certo punto. L'importante è che non vengano utilizzate poi per fare management, per prendere delle decisioni strategico-aziendali sulla base di dati che non hanno senso, di conclusioni che non hanno senso, che bastava misurarle in un modo diverso e arrivare alla conclusione opposta. Questa è la parte pericolosa. Ma qui sono alcune, tanto per esercizio, alcune affermazioni. Chiediamoci se hanno senso o no. Il numero di errori scoperti durante la fase di test di integrazione è stato almeno 100. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo il numero di errori scoperti che è una misura di tipo assoluto. Stiamo contandoli. Abbiamo definito dove stiamo misurando, abbiamo un'interpretazione. Maggiore di 100, maggiore o uguale a 100. Cioè non è solo il numero, ma stiamo confrontando il numero con un benchmark. 100. Ha senso questa affermazione. Il secondo, il costo di correggere ciascun errore è almeno 100. Questo non ha senso. Perché non ha senso? Uno si chiede 100 che cosa? 100 euro? 100 ore, 100 frustate. E perché devo dirlo? Ma perché il costo è
misurato in una scala dei rapporti. Se il costo lo esprimo in euro, lo esprimo in lire, lo esprimo in dollari, sono tutte valuta e su una scala dei rapporti. Perché 0 ha un significato per la valuta, 0 euro è uguale a 0 sterline, uguale a 0 dollari, uguale a siamo fregati. E invece le varie valute si convertono l'una nell'altra con il tasso di cambio, con un coefficiente moltiplicativo, che è variabile, poverino, poveri noi, ma comunque moltiplicativo. Quindi essendo una scala dei rapporti, devo definire un'unità di misura. Qui io sto confrontando un valore che è una scala dei rapporti e quindi deve avere un'unità di misura associata con un valore che non ha un'unità di misura. Questo è sbagliato. E qui capite che non è significativo perché a seconda che io lo misuri, che ne so, in euro, oppure che ne so, in una moneta fortemente svalutata, che vale magari appunto un euro vale 100 milioni di monete, quella soglia 100 la posso passare da una parte all'altra. No? Pensiamo anche alle lire, no? Cui voi non avete più tanta familiarità. Se una cosa è 50 euro è minore di 100, 50.000 lire, anzi 100.000 lire, è maggiore di 100. Basta cambiare un'unità di misura e cambio il significato dell'affermazione. Quindi vuol dire che l'affermazione di per sé non ha significato. Un errore semantico richiede il doppio per essere corretto rispetto a un errore sintattico. Allora, cosa stiamo facendo? Qual è la misura che stiamo facendo? Stiamo facendo la misura di tempo necessario per correggere un errore. Giusto? Twice as long è una... ci mette il doppio del tempo. Ma il tempo per correggere un errore è un intervallo di tempo, da quando inizio a quando finisco di correggere. Quindi è un rapporto, è espresso nella scala dei rapporti, un intervallo di tempo, la differenza di tempo. E quindi ha senso chiedersi se due misure espresse nella scala dei rapporti sono l'una il doppio dell'altra? Sì. Ci ho messo 2 ore anziché 1 ora. Posso dire ci ho messo 120 minuti anziché 60, è sempre il doppio. È invariante, giustamente, è invariante rispetto alla scala. Sarebbe sbagliato se io dicessi l'errore sintattico lo correggo entro le 9 e l'errore semantico lo correggo entro le 18. 18 è il doppio di 9. Ma non sto più usando, lo capiamo che non ha senso, no? Però cerchiamo di capire matematicamente perché non ha senso questa frase. Perché sto misurando il tempo di completamento non attraverso una durata, che quindi è la differenza tra quando finisco e quando inizio, ma tramite una misura di tempo che ha uno zero arbitrario nella mezzanotte del giorno prima. Allora, il fatto che le 18 sia il doppio di 9 non vuol dire che finire alle 18 ho fatto il doppio del lavoro rispetto a che finire alle 9. A meno che, caso molto particolare, abbia iniziato esattamente a mezzanotte. Caso particolare. Tendenzialmente, se il punto inizio è diverso, non si possono confrontare. Non posso fare un rapporto tra le ore 9 e le ore 18. Perché io magari ho lavorato dalle 8 alle 9, era un'ora, ho lavorato dalle 17.30 alle 18, è mezz'ora. Anche se 18 è il numero più grosso, ho lavorato di meno. Ma perché? Perché il punto di partenza è diverso. Quindi o so qual è il punto di partenza, quindi faccio la differenza e quindi ricado nella scala dei rapporti, oppure posso solo dire che 18 è maggiore di, 18 è maggiore di 9. Quindi ho finito dopo. Non posso dire che ci ho messo il doppio. Detto dopo, mantiene l'ordine, sì, una scala di intervalli mantiene l'ordine, non mantiene i rapporti, non posso fare la divisione tra valori espressi in una scala di intervalli.
Un errore semantico è il doppio più complesso rispetto a un errore sintattico. Devo ancora trovare qualcuno che mi spieghi come si misura la complessità. Allora, prima dicevo che ci vuole il doppio del tempo. Il tempo è qualcosa di misurabile. Devo misurarlo bene, facendo intervalli, facendo differenze, è misurabile. Ma più la complessità può essere in una scala ordinale. È più complesso di... È tanto complesso, è poco, è facile, è difficilissimo. Questo riesco a dirlo. Ma di quanto sia più complesso, scusatemi, ma non riusciamo a definirlo. Quindi la complessità è una scala ordinale, benché vada. E quindi posso dire che una cosa è più complessa di un'altra, quindi posso dire, senza poco di essere smentito, che correggere un errore semantico è più complesso che correggere un errore sintattico. Ma se posso, se ti dico il doppio più difficile non ha senso, perché la complessità e la difficoltà le posso esprimere al massimo su una scala ordinale. Quindi, ci sono le soluzioni. Prima e la terza hanno senso, sono affermazioni che vogliono dire qualcosa significative, le altre invece sono affermazioni che non vogliono dire nulla. Vabbè, ci sono altri. Ecco, l'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione quando definiamo una metrica è l'oggettività di quella metrica, o meno, quando possibile, che la metrica sia oggettiva. Cosa significa che la misurazione sia oggettiva? Significa che il valore ottenuto non dipende da chi fa la misura, o dal contesto in cui quella misura viene presa. Che sarebbe come dire che quando voi farete l'esame, se il vostro compito lo correggo io, se il vostro compito lo corregge Torchiano, vi diamo lo stesso voto. Non ci metterei la mano sul fuoco. Spero che vi diamo voti abbastanza simili. Quindi, però in questo tipo di esame, ad esempio, la valutazione ha, uno cerca di essere il più possibile oggettivo, ma non c'è un metodo di calcolo, no? Per cui un minimo di arbitrarietà c'è sempre, purtroppo. No, se fosse invece il compito di analisi col questionario o i quiz, allora è sicuramente oggettivo. Non vuol dire che sia giusto o sbagliato, no? Significa solo capire quel metodo di misura lì, se riesco a se è oggettivo oppure no. Se non è oggettivo, devo fare maggiore attenzione a confrontare i risultati, perché io mi devo aspettare, mi devo attendere una differenza di valutazione, cioè differenza numerica nelle misure prese, perché magari in tempi diversi la misurazione è stata fatta in contesti diversi o da persone diverse. Allora devo fare attenzione a non attribuire la differenza al fenomeno. Io adesso non ho guardato, magari voi l'avete guardato, se io do i voti più alti o più bassi di Torchiano. Non lo so, non lo spero. Però nel caso in cui io dessi i voti diciamo più bassi, così facciamo un complimento a Torchiano, non vuol dire che voi siete più gnugnu, no? O meno intelligenti di quell'altro corso. Quindi facciamo attenzione anche qua a non, cioè, siamo sempre nel capitolo della significatività, non attribuire un significato a una misura che è variata, non perché è variato il fenomeno sottostante, ma perché è variato in qualche modo l'osservatore, no? Colui che ha fatto la misura. Questo è, però, come dicevo, in molti fenomeni è inevitabile. Quando possibile cerchiamo sempre di definire delle misure obiettive, ma una certa percentuale di soggettività c'è praticamente sempre in qualunque misura, e dobbiamo solo tenere conto di quanto sia. Eventualmente limitarlo, eventualmente compensare questa cosa. Ecco, sul tema dell'interpretazione, ricordate che uno dei valori, una delle etichette, no, del nostro
della nostra profilazione dei KPI era l'interpretazione. Allora, sotto che forma le possiamo dare questa interpretazione? Dicevamo, mi serve interpretarlo perché dire che quel valore è 23% o 270 pezzi all'ora da solo non dice nulla, no? Allora, interpretare significa in qualche modo confrontare. Confrontare con dei riferimenti noti. Allora, quali possono essere questi riferimenti? Quindi quali sono i modi normali con cui si scrive la clausola di interpretazione? Qual è il modo normale di interpretare le date? Allora, qui ne proponiamo quattro. Qui mi ha chiamato il nome, questo si chiama target, adesso qua si chiama conformance. Ma... Un primo modo di interpretare un risultato è definire il valore atteso per quel risultato lì. Adesso, sto misurando dei pezzi che devono essere lunghi 10 cm, io mi aspetto che il risultato valga 10 della misura, dei pezzi, della media dei pezzi misurati, eccetera, eccetera. Quindi ho un obiettivo preciso rispetto a cui mi devo avvicinare il più possibile. Qui si chiama conforme, nella slide precedente si chiamava target, è la stessa cosa. L'obiettivo a cui devo tendere il più precisamente possibile. Quello è il valore che devo avere. Oppure è il valore minimo o il valore massimo che devo avere, dipende poi ovviamente da che cosa sto misurando. Che so, se la mia misura è il tempo di risposta di un'interfaccia utente, allora avrò come obiettivo un valore che so, è noto di 200-300 millisecondi come il valore di sotto il quale non mi accorgo che c'è un ritardo, quello è il valore massimo che devo avere. Se è meno, meglio. Quindi ho un valore di riferimento che diventa una norma, una prescrizione, una specifica del mio sistema. Oppure posso non saperlo, posso non avere un riferimento esterno che mi dica che quel pezzo deve essere lungo così o che il sistema percettivo umano sotto i 200 millisecondi non si accorge di ritardo. E quindi posso magari confrontarmi con qualcun altro che faccia cose simili. Allora lì è il concetto di benchmark. Io confronto la misura che faccio con la misura analoga fatta da altri su cose simili. Altri possono essere magari la stessa mia azienda su un prodotto, una linea di prodotti simili, in un reparto simile, in un altro degli stabilimenti produttivi, eccetera, eccetera. Quindi prendo un insieme, vado a cercare delle realtà analoghe alla mia e vado a vedere in quelle realtà qual è il valore che verrebbe misurato per lo stesso tipo di indicatore. Quello lo vedete sempre nella finanza, no? Dico, guarda, io ho questo fondo di investimento che rende tanto, rende poco, eccetera, rispetto a che cosa? Allora, loro dichiarano il benchmark, cioè un valore medio di quello che fanno, dei rendimenti che vengono ottenuti da titoli dello stesso tipo, della stessa famiglia, che investono sugli stessi portanti, con gli stessi criteri, eccetera, eccetera. Infatti, guarda, tutti questi titoli qua, se li mettiamo insieme e facciamo una media, hanno questo andamento. Allora io confronto questo singolo prodotto con l'andamento generale di quel settore. Di quel settore analogo, no? Ovviamente devo prendere cose confrontabili, se prendo una cosa che è molto diversa dalla mia non ha senso andare a confrontare. Il benchmark a volte posso essere me stesso, preso l'anno prima, preso 2 anni prima. Quindi io potrei confrontare il valore dell'indicatore che ottengo con un'analisi temporale all'indietro dei valori che quell'indicatore aveva assunto in passato. Quindi vado a osservare una serie temporale, l'andamento nel tempo dell'indicatore, e vado a fare questo confronto. E si fa molto spesso, nel senso che l'obiettivo dell'anno prossimo è migliorare del 5% la redditività. Che cos'è? È un tipo di interpretazione in cui dico un indicatore, la redditività, nel 2017, l'interpretazione deve essere maggiore o uguale del
5% in più rispetto a che cosa? Rispetto allo stesso indicatore calcolato in un intervallo di tempo diverso. Vedete che poi queste interpretazioni qui alla fine, che poi diventano poi il metro di valutazione, sto andando bene o sto andando male, sono sempre dei confronti. Serie temporali, che possono essere serie temporali mie, oppure serie temporali altrove, di altri, no? A volte anche di settori un pochino più ampi rispetto a quello in cui opero. Se nel settore del tessile c'è un aumento generalizzato del 2%, il mio obiettivo è quello di fare un pochino di più, ma sicuramente non di meno. Allora vado a confrontarmi con la serie temporale, no? Non necessariamente il benchmark è un pochino più stretto, deve essere qualcosa di direttamente confrontabile, quello è sostituibile col mio. In una serie vado magari anche, magari non ho i dati precisi, oppure sto lanciando, magari non ho storia di me stesso, allora vado a prendere come ipotetico passato degli andamenti del settore, e non, e ovviamente non necessariamente del singolo prodotto. Oppure posso fare un confronto indiretto, non tanto dei valori, quanto delle statistiche estratte dai valori. Le classifiche funzionano così. Le 100 città più abitabili del mondo, o le città più inquinate, le università migliori. Ma tutte le volte che abbiamo una classifica, stiamo confrontando la posizione che tu avevi in quella classifica quest'anno rispetto alla posizione che avevi l'anno scorso. Giusto? Sei salito di 3 posizioni, l'altra ne è sceso di 2 posizioni, così via. Quindi il confronto che stiamo facendo non è tanto sul valore che avevi del punteggio che ti ha permesso di scalare la classifica. Quel valore lì, tra l'altro, non lo dico neanche, perché magari il metodo di calcolo cambia di anno in anno. Però sulla base del valore si vanno a calcolare delle statistiche, quindi ad esempio un ranking lo posso fare facilmente con qualunque tipo di statistica dall'ordinale in su, quindi ci posso anche mettere dentro le quantità ordinali, faccio un ordinamento e vado a confrontare non il valore che ho ottenuto, ma la mia posizione in classifica. È molto frequente, noi spesso riceviamo delle mail di studenti stranieri che dicono vogliamo venire a fare il dottorato, un tirocinio, presso il Politecnico, eccetera, eccetera. Se andiamo a vedere il curriculum di queste persone, hanno un sistema di votazione molto diverso, perché ogni stato ha le sue, però è molto più frequente, non so se ce l'avete anche voi nei vostri certificati, ti danno un dato che è il ranking all'interno del loro corso. Cioè, se io del mio corso di studi sono nel top 2%, nel top 3%, nel top 1%, cioè sono quello che ha avuto i voti migliori, sono è un misura di quantili essenzialmente, no? Sono nel primo, nel secondo, nel terzo percentile rispetto agli studenti del mio anno. Quindi a me non interessa più andare a vedere la media dei loro voti, che non so se è espressa da 1 a 30, da 1 a 100, da 1 a 7, da 1 a 10. Vai a confrontare con le proprietà statistiche della popolazione nella quale ti trovi, o della popolazione della quale vuoi confrontarti. Allora, questi sono alla fine i tipi di interpretazioni che possiamo dare. Ho un valore, quello è il mio valore obiettivo. Voglio raggiungerlo, oppure voglio essere maggiore, oppure voglio essere minore. Più alto possibile, o almeno maggiore di, almeno minore di, e più vicino possibile a. Oppure mi confronto maggiore o minore rispetto a un benchmark, o rispetto al passato, oppure molto più debole rispetto alla statistica di una popolazione. Quest'ultimo è molto debole, perché a seconda del metodo di calcolo, a seconda di che cosa fanno gli altri, io potrei non essere peggiorato, ma gli altri sono migliorati, e quindi in realtà sto scivolando in basso nella classifica. Stiamo misurando cose diverse. Allora, qui ci chiediamo qual è il modo migliore di valutare un certo risultato. Quest'ultimo delle popolazioni, delle caratteristiche delle statistiche, diciamo delle classifiche, tanto per capirci, è utile quando? Da quando l'insieme degli elementi varia.
gli elementi che stai misurando variano, il valore assoluto delle metriche varia, perché di anno in anno magari tutti hanno raddoppiato, tutti hanno dimezzato, ma a te interessa capire tu come sei messo rispetto agli altri. E allora a quel punto magari, non so, i ranking dell'università sono cambiati, alcune sono state create, altre sono state chiuse o cose di questo genere. In termini di classifica, tutto sommato, tutti questi effetti di variabilità delle metriche, variabilità della popolazione, vengono in qualche modo nascosti, in certo senso. Quindi questo è quello che mettiamo, vabbè, questo è un esempio che ci fa capire che sulla base di questi confronti che facciamo, noi avremo un livello, un valore dell'indicatore che può assumere vari livelli, no? Alcuni livelli accettabili, alcuni livelli positivi, in cui magari noi stiamo sfruttando delle buone opportunità, quindi stiamo lavorando bene, oppure dei metodi, un range, una fascia non accettabile rispetto alla serie temporale, rispetto al benchmark, rispetto al riferimento obiettivo, eccetera, non accettabile, e quindi vuol dire che devo intervenire. Quindi normalmente ho il valore, ho il riferimento calcolato in uno dei metodi precedenti e poi do queste soglie che mi permettono di capire quanto lo scostamento rispetto al riferimento è accettabile oppure meno. Allora, tutto questo lo riassumiamo, dicevamo prima, sotto forma di tabella. Quindi possiamo, adesso possiamo fare qualche esempio, no? Possiamo fare uno adesso, poi continueremo la settimana prossima a fare esercizi su questo, e il laboratorio della settimana prossima sarà appunto di riempire tabelle di questo genere. Noi avevamo la volta scorsa già, non partiamo da zero, avevamo già, se non sbaglio, stanno solo le tue parole, i KPI, del nostro studio medico. Proviamo di scriverne uno. Ad esempio, ricordiamo che i KPI vanno definiti con riferimento a un processo e a uno stakeholder. Allora, prendiamo uno qualunque per esempio, no? Prendiamo questo processo, la prenotazione della visita, e chi può essere lo stakeholder? Lo stakeholder di questo caso può essere il paziente, può essere il gestore dello studio medico, può essere il medico stesso che ci lavora. A seconda del punto di vista che prendiamo, ovviamente avremo aspetti più o meno rilevanti. Ad esempio, per il paziente che prenota, il tempo, il service time, il tempo tra la prenotazione, tra il momento in cui esegue la prenotazione e la data in cui gli viene assegnato l'appuntamento, è forse l'elemento più importante. Per il gestore dello studio è sempre importante, perché ovviamente lui vuole offrire un servizio tempestivo ai propri clienti, ma è meno importante rispetto all'utilizzazione dello spazio, del tempo. Il gestore dello studio è interessato ad avere tutti gli slot orari pieni. È ovvio che se tu hai tutti gli slot già pieni, i tempi di attesa saranno un pochino più alti rispetto ad avere tutti gli slot vuoti. Perché se sono tutti vuoti, chiunque prenota per il giorno dopo. Però tu non stai guadagnando tanto. Quindi, KPI, tempo di servizio, è valido per tutti. È più importante, più significativo per il cliente, mentre invece l'utilizzazione del tempo è più importante per la gestione dello studio.
è importante anche per il singolo medico, però al singolo medico non interessa l'utilizzazione dell'intero calendario, interessa l'utilizzazione delle proprie ore, le ore che lui ha messo a disposizione rispetto alle ore che, in cui effettivamente gli arriva un cliente, quindi presumibilmente verrà pagato. Quindi lo stesso processo, però come primo, diciamo così, indicatore, a seconda dello stakeholder che prendo in considerazione, ne proporrei uno diverso. Allora, prendiamo come stakeholder il paziente. Quindi pensiamo su questo processo i KPI del paziente. Allora, il primo che mi viene in mente, che è quello più significativo dal suo punto di vista, più importante dal suo punto di vista, visto che questo è un processo di prenotazione, qual è la cosa più importante? Che la prenotazione venga fatta e venga fatta in fretta. E quindi la prima categoria è il tempo di servizio, cioè all'interno del tempo di servizio ho un KPI che posso descrivere come tempo di attesa dalla visita, dalla prenotazione alla visita. Questo è ciò che voglio misurare, lo scopo, ciò che dà valore al mio stakeholder. In realtà la frase che ho detto prima è duplice. Quando prenoto voglio che l'appuntamento venga dato e venga dato in fretta. Qui ci sarebbe un altro KPI che mi dice quante prenotazioni vanno a buon fine. No, se io prenoto, poi vengo messo in lista, non c'è il posto, vengo messo in lista d'attesa, poi a un certo punto mi stufo e vado da un'altra parte. Adesso noi nel nostro processo non abbiamo tanto la prenotazione non accettata, non c'è tanto il concetto di non accettare una prenotazione quanto quello di rimanere in lista d'attesa a tempo indefinito, non c'è un meccanismo per batterti fuori. Altrimenti potremmo definire un altro KPI che dice, magari c'è il sistema che dice, guarda, io vedo che la lista d'attesa è maggiore di due mesi, quindi non ti accetto proprio la prenotazione. Allora in quel caso ci sarebbe un altro KPI che mi dice quante volte vengo accettato e poi quando vengo accettato quanto tempo devo aspettare. Però è un altro elemento. Lo possiamo chiamare qui, allora nome simbolo, indichiamo un simbolo, una sigla corta che ci permette di fare riferimento a quell'elemento nelle formule. No, per non metterlo una volta per volta, per lungo. Quindi possiamo chiamarti con A, tempo di attesa. Allora, il metodo qual è? Allora, se ci siamo capiti a parole su che cos'è, di cosa stiamo parlando, dobbiamo cominciare da questo punto a formalizzarlo. Formalizzarlo attraverso questi 5 elementi: il metodo di calcolo, la formula, l'interpretazione del risultato, la scala è l'unità di misura. Allora, come faccio a calcolare, nella casella metodo siamo ancora a livello intuitivo, ragioniamo. Come facciamo a calcolare un indicatore, a definire un indicatore che tenga conto del tempo di attesa? E beh, allora, innanzitutto, il tempo di attesa è diverso per ogni singola prenotazione. Quindi devo andare a vedere, a calcolare il tempo di attesa di ogni prenotazione, e sono tanti numeri diversi, e poi di questi numeri devo riassumere in un valore medio, se posso fare la media, adesso scopriamo se riusciamo a fare la media. Quindi il metodo di calcolo è, provo a scriverlo, poi lo correggiamo se non va bene, faccio la media. Media dei tempi d'attesa di ciascuna prenotazione, virgola, nel periodo di riferimento, che non ho detto qual è, potrebbe essere un mese, potrebbe essere un anno, però ovviamente quando dico faccio una media di tanti elementi devo dire
qual è il primo, qual è l'ultimo di cui sto facendo la media. Tra l'altro questo media di ciascuna prenotazione vuol dire che se Tizio ha chiesto 3 prenotazioni, lui conterà 3 volte nel fare la media. Ci va bene? Magari sì, magari no. Se non ci andasse bene, potrei dire, vabbè, se tu hai fatto 3 prenotazioni, conto solamente quella più lunga. Ad esempio. O quella mediana, forse avrebbe più senso. Per evitare che ci siano poche persone che martellano lo studio con tante richieste e che in qualche modo mi allunghino la media. Cioè, è banale dire faccio la media, poi devo andare a capire, no, di che cosa sto facendo la media. Per cui nella media voglio avere un valore per ogni prenotazione, sto prescindendo dall'utente. Quindi mi viene lo stesso valore sia che io abbia un utente che fa 100 prenotazioni, sia che abbia 100 utenti che ne fanno una. Oppure mi interessa tenere conto dell'utente, quindi ogni utente in qualche modo lo voglio contare una volta sola e lo conterò magari attraverso il suo tempo mediano, perché forse la media. Non lo so. Partiamo con quello più semplice. È solo per mettere la pulce nell'orecchio che le cose si possono spesso complicare quando uno va a considerare altri fattori correttivi, no? Allora, il calcolo qual è a questo punto? Il calcolo sarà, innanzitutto devo definire che cos'è il tempo d'attesa di una prenotazione. Ma questo me lo dice il diagramma dell'attività. Perché io ho il momento in cui il paziente inserisce una nuova richiesta e il momento in cui il sistema conferma l'avvenuta prenotazione. Oppure, dall'altra parte, qui avevamo questo qui era la stessa cosa, avevamo l'accettazione della lista d'attesa. Vi ricordate? Che era nella... da questo, no? Candidato, era qua, a seguito della cancellazione di qualcun altro. Allora, noi in qualche modo dobbiamo andare a tracciare per un determinato utente il tempo che passa tra quando inserisce una richiesta. Allora, come faccio a farlo? Allora, come faccio a indicarlo? Beh, il modo migliore è quello di andare a notare il diagramma dell'attività. Diciamo, questo è il punto inserimento, chiamiamolo INS, metto una nota, metto un asterisco, lo chiamo in un certo modo a questo punto, e questo invece è l'accettazione, quindi ci mettiamo un nodo, un commento, accettazione, qua, oppure quello della cancellazione faceva sì che a un certo punto lui accetta e quindi viene confermato, e quindi anche un altro modo di accettare, un altro punto in cui viene accettato è questo. Allora io sono andato a identificare sul diagramma delle attività l'inizio e la fine del periodo di attesa. E quindi posso dire che ciò che sto facendo è la media di che cosa? Il tempo di ACC, di accettazione, meno il tempo, la data, l'istante di tempo in cui avviene l'inserimento. Quindi sono andato ad arricchire il mio diagramma delle attività per andare a piazzare i cronometri dei segnatempo in vari punti strategici che devo avere. L'ho fatto sul diagramma delle attività, l'avrei anche potuto fare sul diagramma delle classi se avessi avuto un dato in più, perché io della richiesta so quando è stata inserita, quindi anziché la data di inserimento avrei potuto scrivere richiesta.inserita, cioè l'attributo inserita della classe richiesta,
non ho la data in cui è stato accettato. Però, volendo, visto che se ci ricordiamo questa relazione conferma era quella che accettava effettivamente l'utente, noi potremmo mettere una association class su questa relazione conferma con la data di conferma e ci facciamo questo calcolo andando semplicemente ex post ad osservare il diagramma concettuale e estrarre dei dati. Quindi tante volte devo andare a vedere se mi conviene estrarre il valore dal modello concettuale o dal modello di processo. L'importante è che abbia un punto in cui poterlo estrarre. Quindi, l'unità di misura, vado in senso logico, non necessariamente a sinistra o a destra, l'unità di misura di questa cosa sarà giorni, non ha senso misurarlo in ore, non ha senso misurarlo in mesi, no. Giorni o giorni lavorativi, Per lo studio sono giorni lavorativi, per il paziente sono giorni, perché non lui c'è mal di pancia, anche se a domenica il mal di pancia gli fa male lo stesso, quindi per lui è un giorno che conta. La scala, allora le misure che stiamo prendendo, che cosa sono? Sono differenze di tempi. Differenze di tempi ricadono nella scala dei rapporti. Il singolo tempo, la singola data, sarebbe un valore nella scala degli intervalli. Ma poiché lavoro solo con differenze, con dei delta t, queste differenze a loro volta sono ricadono nella scala dei rapporti. Quindi la scala, diciamo, dei rapporti. E il fatto che a questo punto il valore, la misura indiretta che sto facendo, no? Sto facendo la misura di durata indirettamente attraverso due misure di tempo. Le singole misure di tempo, le misure dirette, sono nella scala di intervalli. La misura indiretta che ho fatto è nella scala dei rapporti. Perché è una differenza di tempo. Essendo nella scala dei rapporti, ha senso fare la media. E quindi ciò che ho scritto finora va bene, non devo andare a correggerlo, a cancellarlo. L'interpretazione, la frase più banale che mi viene da scrivere è il più basso possibile, più tendente a zero possibile. Cioè il mio obiettivo non 0, 1, no, 0 vuol dire il giorno stesso. Quindi diciamo idealmente 1, accettabile, minore di diciamo 7 entro una settimana, la più bassa possibile. Chiaro che qua poi uno dovrebbe mettersi dei valori, quel 7 lì da dove esce? Dall'analisi della concorrenza, da un mio obiettivo, dal miglioramento rispetto all'anno precedente, qui lo stiamo inventando. Però sto dicendo qual è la mia condizione ideale il giorno dopo, quali sono le condizioni accettabili entro la settimana e comunque più è piccolo meglio è. Allora, uno potrebbe anche solo scrivere la più bassa possibile, però non dà molte informazioni perché non ti dice qual è il caso migliore. Quindi con questo uno anche che non sappia nulla dice, beh, io ho un numero che esce fuori da questo calcolo, magari il calcolo potrebbe essere anche più complicato, non capisco il calcolo, vedo che esce fuori un numero, ma se è minore di 7, se è uguale a 1 è favoloso, se è minore di 7 va bene comunque e mi rappresenta i tempi, e mi rappresenta ciò che voleva l'utente. Il fatto che il tempo di attesa della prenotazione sia accettabile. Misurato dal mio processo. La fonte, in questo caso, da dove ho preso le misure, l'ho preso dall'activity diagram, cioè dal processo, dall'esecuzione del processo. Qui posso dire, lo prendo dall'activity diagram, lo prendo dal class diagram, lo prendo da tutte e due, faccio un'indagine a parte. Quindi il lavoro che dobbiamo fare in qualche modo è quello, prima di ragionare su qual è l'interesse dello stakeholder e dopo di analizzare questo interesse e cercare di formalizzarlo
attraverso questa serie di categorie. Ok? Ci vediamo martedì.